Ciao, sono la dottoressa Elenia Monopoli ed oggi sono qui per spiegarti il ciclo vitale dei capelli, dunque come funziona. Cosa sono i capelli? I capelli sono degli annessi cutanei, si chiamano, che abbiamo all'estremità del capo, ma che come tutti gli altri peli che rivestono il nostro corpo, vivono all'interno di un follicolo pilifero. L'unica parte attiva dei nostri peli e dei nostri capelli è questa all'interno del follicolo, che si trova nel derma, quindi in uno strato della pelle che noi non vediamo, quindi sotto l'epidermide. Quindi c'è il primo strato chiamato epidermide, poi c'è il derma e poi c'è l'ipoderma, quindi gli strati più profondi. Ogni pelo ha un ciclo di vita fatto di tre fasi: la fase di crescita, chiamata fase anagen, che è la fase più lunga, che può durare dai 2 anche fino ai 6 anni, una fase di transizione, una fase di quiescenza, ed una breve fase di riposo, al termine della quale i capelli cadranno. Per fortuna non siamo come gli animali ai quali i peli cadono in maniera sincronizzata, quindi c'è proprio la perdita del pelo. I nostri capelli sono asincroni, di conseguenza c'è un numero di capelli che cade in questo mese, un altro numero che cade fra qualche mese, eccetera eccetera. Quando si sincronizzano parecchi capelli è lì che avviene la famosa caduta nel periodo del cambio di stagione, il famoso periodo delle castagne. Caduto un capello, quindi se questo capello cade dopo la sua fase di riposo, subito le cellule si rimettono in attivo per produrne un altro. Questo nuovo capello rimarrà nel bulbo prima di uscire per circa 2 o 3 mesi. Ecco perché in generale quando si fanno cure per la caduta di capelli e per il rinfoltimento dei capelli è necessario farlo per 3 mesi, perché 3 mesi è la fase tra virgolette embrionale di ciascun capello. Quindi in quei 3 mesi noi possiamo dargli tutte le sostanze necessarie per farlo crescere in un ottimo stato di salute. Grazie per l'ascolto, se vuoi approfondire l'argomento o sapere qualcosa di più mi puoi contattare.